Come vediamo la logica modale ha una storia lunghissima e noi ci concentreremo sull'ultima parte, su quella che poi ha portato, lo vedremo nella prossima unità didattica, alla semantica dei mondi possibili. Eh, in particolare appunto ricorderemo il lavoro di Sol Kripke che ha eh, contribuito a dare questa semantica computazionalmente valida alla logica modale. E poi anche ricordiamo qui... Il contributo di Intica che ha, ehm, ha, in, ha interpretato la logica modale in senso cognitivo e quindi l'ha utilizzata per consentire alle macchine di poter avere consapevolezza della conoscenza, della propria conoscenza e dei propri, delle proprie credenze originariamente, soprattutto ehm, se risaliamo addirittura a, ai tempi della scolastica. E la riflessione sulla modalità eh, partiva dal fatto che eh, ci si rendeva conto che le affermazioni potevano essere vere in modi diversi, da cui il concetto di eh, modalità. E ci possono essere frasi che sono vere in senso contingente, uomo, Socrate. Eh, Socrate, quest questa formula è vera eh, a seconda delle interpretazioni che diamo ai... Ai termini e ai predicati, e quindi, se Socrate è, è quello che beve la cicuta, e Uomo è quello che noi tutti intendiamo essere un uomo, allora questa formula è vera, ma se Socrate è il, il cane del, del mio amico, questa non è vera. Oppure possono essere possibilmente vere, per esempio, la frase qualunque sia X, se X è un uomo, eh, X è mortale. Uh, sembra essere una specie di tautologia perché l'unica cosa certa al mondo è, è, è la morte uh, però in realtà, eh, eh, in realtà questa frase qui eh, mh, il, il suo valore di verità dipende dal significato che si attribuisce ai due predicati uomo e mortale e, e quindi eh, fra l'altro qui eh, vediamo che si utilizza eh, noi utilizziamo la logica modale, un, la logica modale utilizza un particolare operatore, diamond, per, eh, per specificare che una formula potrebbe essere vera, ma non è detto che lo sia. Eh, perché, eh, tornando qui a, a, alla frase, vabbè, insomma, fino a prova contraria si è mortali, ma il giorno che si troverà un eyeliner oppure si darà un significato diverso al concetto di mortalità, e potrebbe anche essere contraddetta questa, questa regola assoluta oppure poi ci sono delle formule che invece sono necessariamente vere la logica modale per necessariamente vero utilizza un altro operatore, l'operatore box sintatticamente anteposto alla formula quindi la, la in realtà la sintassi della logica modale che è quella di cui parliamo in, questo, in questa unità didattica è molto semplice perché praticamente la, la logica modale non fa altro che introdurre due operatori, l'operatore Diamond e l'operatore Box che vediamo qui, anteposte a delle formule. Eh, tutto qui sostanzialmente per quanto riguarda la sintassi, anche se saremo un po' più precisi dopo, poi vediamo anche degli, degli assiomi importanti e le regole di inferenza per completare appunto la sintassi della logica modale però torniamo qui al concetto di necessariamente vero eh, cerchiamo di capire un pochino meglio eh, per esempio se noi diciamo che il numero di lati di un triangolo è 3 eh, diciamo una cosa necessariamente vera perché in realtà è la definizione stessa del triangolo che eh, associa, al numero di 3, eh, eh, asso associa a questa figura geometrica e la proprietà di avere tre eh, lati ma in realtà in effetti anche qui bisogna vedere qual è il significato di triangolo e il numero di lati. Adesso, se il, il significato è quello che tutti eh, diamo a, questo, a, questi, a questi termini, termine e predicato, questa qui è una formula necessariamente vera. Eh, mh, perché è un qualche cosa che ha a che fare con, i, con puri concetti che appartengono insomma, al mondo Platone, ma in realtà... Meglio sarebbe stato effettivamente se noi qui, dentro l'argomento dell'operatore box, avessimo messo una formula come quella che è. L'ultima eh, formula che chiude questo slide è sicuramente una formula necessariamente vera. Noi l'abbiamo la, conosciuta come una formula valida, è quella che ci ha accompagnato un po' lungo tutto questo corso è il classico sillogismo aristotelico reso in formula X eh, Socrate uomo and qualunque sia X uomo X implica mortale X implica mortale Socrate tutta questa formula qui l'abbiamo imparata a conoscere come una formula valida che significava che il suo valore di verità era indipendente dal significato che, eh, si, dà a, è indipendente dal significato che si dà ai simboli Socrate, uomo mortale indipendentemente dal significato, questa formula è sicuramente vera, perché è il modo in cui è scritta la formula che la rende necessariamente vera. Eh, il fatto che ci possano essere formule di questo tipo, oggi le chiamiamo formule varie, nel corso della scolastica appunto si, si, le si chiamavano formule necessariamente vere, e ha avuto de, delle profonde influenze anche sulla storia del pensiero, addirittura delle prove ontologiche, addirittura sull'esistenza dell'assoluto, sono state basate proprio sull'esistenza di Espressioni eh, for, eh, for, eh, for, formali che avessero il, il, il carattere dell'assolutezza dell'assoluta de, 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 de eh, validità dell'assoluta de eh, proprietà di, di, di verità, quindi del fatto che è necessariamente vere, sono le formule vere in sé per come sono state scritte, non per il significato attribuibile ai simboli del linguaggio, e quindi. Il concetto di eh, modalità sembra sovrapporsi al concetto di validità, perlomeno per quanto riguarda l'operatore necessariamente vero, necessario. Era, eh, la, la, la modalità nasce proprio dal, dal concetto di eh, distinguere ciò che è necessario, una, la verità necessaria e una verità contingente, possibile. Poi scopriamo che in realtà... Il concetto di necessarietà e il concetto di possibilità sono strettamente legati perché noi possiamo definire che P è necessariamente vero per definizione se non è possibile che sia falso. Viceversa possiamo dire che una cosa è possibilmente vera se non è necessariamente falsa. Dunque da queste due eh, definizioni ne segue che in pratica... Per rappresentare il concetto di necessariamente vero o possibilmente vero, e quindi per rappresentare questo concetto che ha dato il via alla, al concetto di modalità, abbiamo bisogno solo di un operatore, l'operatore box, o lo so, volete l'operatore diamond, uno dei due, prendiamo l'operatore box e andiamo avanti con questo, eh, per rappresentare la modalità. Poi questo box, come vedremo eh, subito, potrebbe essere interpretato in senso epistemico e quindi potrebbe avere il valore di una eh, modalità cognitiva oppure in senso eh, volitivo e quindi poter rappresentare una, una volontà e poi possiamo mh, letteralmente poi rappresentarlo in vari modi potremmo per esempio rappresentarlo come una struttura predicato oppure dargli la struttura di un operatore dove un predicato con due, due, due argomenti, ma poi lo vedremo, insomma eh, sì, forse sto anticipando un po' troppo il discorso, su questo ci ritorneremo nella prossima unità didattica. Invece vorrei soffermarmi su questo concetto qui che mi sembra molto importante, chiederei veramente l'attenzione. Sul, sul fatto che poi in epoca moderna, molto moderna, quindi stiamo parlando degli ultimi 60 anni le logiche, la logica modale si è, mh, ha avuto tante applicazioni per cui oggi parliamo di logiche modali in realtà eh, queste logiche modali perché ci sono vari sistemi formali come vedremo fra un po' ma prima ancora di questo perché veramente l'operatore modale è stato interpretato in modi assolutamente diversi perché tante erano modalità, come avevo visto nella eh, unità didattica precedente, che questo operatore poteva andare a, a, a formalizzare. Innanzitutto le logiche temporali. Quindi, box P viene interpretato come P sarà per sempre vero e diamond P come P sarà occasionalmente vero, eventualmente vero. Ricordate il problema della, della la prima forma da cui siamo partiti, che gli studenti possono sbagliare? No? Eh, ci saranno eventualmente in futuro delle occasioni in cui P sarà falso, oppure non è possibile che in futuro ci saranno occasioni in cui P sarà falso. Eh, questa interpretazione della, di, di box in senso temporale dà via alle logiche temporali che sono state usatissime, per esempio, per. L'analisi della programmazione concorrente, cioè per la creazione di modelli, della programmazione concorrente, per sapere se in futuro sarà mai possibile che eh, dati n task che il processore sta svolgendo in, in contemporanea. Insomma, eh, ma non vorrei eh, uscire fuori da, da, eh, troppo fuori dal discorso: sarà, se, sarà possibile che una certa cosa accada in futuro? Oppure non sarà mai possibile? Si può eh, fare dei sistemi formali per tirare fuori de, delle, delle conclusioni come teoremi di logica modale. E se la logica modale in è interpretata in senso temporale, questo può essere utile per l'analisi della programmazione concorrente. Logiche deontiche: ho avuto il piacere anche di conoscere. Durante un convegno, uno dei, degli studiosi che più ha contribuito a mh, affermare il ruolo della logica modale come logica da utilizzare per rappresentare i diritti e i doveri. La logica deontica è una logica eh, che è fatta per esprimere le leggi e quindi Box P sarebbe interpretato come P, eh, è un obbligo. Invece, Diamond P, come P è, una, è, un, è un permesso, cioè è, è, è dato il permesso di, di, di eseguire l'azione P, viceversa mh, con box P, l'azione P è obbligatoria. Da distinguere con le, 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 il, il concetto di, di, di vieto che sarebbe box not P, cioè quell'azione P è, è obbligatorio non farla, quindi è, è vietato fare P oppure eh, l'azione P, ehm, non fare P è possibile, quindi è concesso eh, P. Dunque, eh, se noi, mh, eh, il concetto che sta, eh, sottende questa interpretazione della logica modale come logica deontica è che se noi utilizzassimo un linguaggio formale con un operatore di questo tipo per rappresentare le leggi, Dopodiché provare che un'istanza comportamentale è una violazione di una legge o no eh, sarebbe um, semplicemente delegata a, a theorem brewing, come anche eh, l'azione la, eh, di promulgare una nuova legge quindi, eh, e vedere se questa nuova legge contrasta o meno il corpus di leggi che è già in, in vigore, oppure trovare eventualmente quelle che possono essere le, le contraddizioni, i contrasti, eccetera, sarebbe di nuovo legato al theorem brewing. Un'operazione fatta eh, fattibile in maniera a, automatica e anche, eh, come accennavo nella precedente credo, unità didattica, eh, eh, esprimere le leggi, per esempio, della robotica potrebbe essere fatto con operatori eh, modali. Terza fondamentale interpretazione dell'utilizzo eh, dell'oggetto modale è che corrisponde a, interpreta a interpretare il box, cioè l'operatore modale, come operatore epistemico. Che è, è l'esempio che abbiamo visto poco fa. E cioè, box P sta per l'agente sa P, e eh, diamond P sta per l'agente crede P. Eh, eh, ci soffermeremo soprattutto su questa interpretazione nel corso del, del resto di questo modulo didattico e Vedremo anche la, questa quarta interpretazione interpretare la modalità come ehm, eh, in senso volitivo, cioè box pista per la gente è determinato a conseguire P oppure a compiere l'azione P, eh, diamond pista per la gente desidera compiere l'azione P eh, oppure desidera che P eh, sia vero. Eh. Studiare la logica modale ci consente anche di capire eh, quanto è incapace il linguaggio naturale, alcuni linguaggi naturali, per esempio l'italiano, per eh, rappresentare concetti. Cioè eh, noi frequentemente incappiamo in errori di senso comune che sono generati o dall'imperfezione del, del linguaggio oppure dal fatto che non lo usiamo in maniera corretta. Per esempio, per esempio supponiamo di interpretare eh, lo, la modalità in senso epistemico, non credere che Dio esista eh, è tutt'altra cosa, non coincide con il credere che Dio non esista, anche se queste due espressioni in, eh, in italiano sostanzialmente fanno, eh, fanno intendere la stessa cosa. Eh, non credere che una cosa sia vera, non credere che una cosa sia vera, qui il, 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 il distinguo è legato alla posizione del del connettivo di negazione rispetto all'operatore modale. Se il connettivo di negazione viene prima dell'operatore modale vuol dire non credere, oppure non volere, oppure non essere permesso, oppure vuol dire non sarà possibil possibile che questa cosa sia vera in futuro, beh è diverso dal posporre il connettivo di negazione all'operatore modale. Beh sono due cose totalmente diverse per esempio in senso epistemico, come eh, interpretando in senso epistemico, non credere una cosa significa non avere evidenza che quella cosa sia vera. Questo invece significa avere una qualche evidenza che quella cosa sia falsa. E, mh, che dal punto di vista cognitivo, mh, ma anche dal punto di vista volitivo, ma anche dal punto di vista teorico, ma anche dal punto di vista temporale, rappresentano concetti diversi. Non hanno lo stesso significato la logica modale ci consente di distinguere molto bene fra queste due espressioni. Come anche la stessa cosa se al posto del diamond ci mettiamo il box, a maggior ragione. Non volere, per esempio, interpretiamo il box in senso volitivo, non volere P non significa volere che P eh, non sia vero. Per esempio, io non voglio diventare presidente del consiglio, non voglio essere presidente del consiglio. Non significa che voglio non essere presidente del Consiglio, significa semplicemente che nel mio stato mentale non c'è una determinazione a diventare presidente del Consiglio, il che non significa che ci sia una determinazione a non diventarlo. Sono ovviamente due cose diverse, la logica modale ci consente di, di distinguere. Eh, in, senso, ehm, in senso deontico... Non essere obbligati a fare una cosa non significa essere obbligati a non farla. Un divieto non è la negazione di un obbligo, cosa che spesso si confonde quando parliamo fra di noi. Nel corso dei prodotti eh, vari sistemi formali, che molto velocemente, proprio a volo di uccello cercheremo di vedere nei prossimi minuti che sono stati tutti quanti derivati sostanzialmente dal eh, concepire, utilizzare, dare per buoni o non dare per buoni questi 12 assiomi fondamentali. E, e per non farci negare nulla, invece che partire dalla logica professionale, partiamo direttamente dalla logica modale più complessa, quella che si appoggia su logica dei predicati. E se avessimo avuto più tempo a disposizione avremmo dato una, una consecuzione un pochino più didattica partendo dal più semplice. Invece partiamo dal più complesso. Se noi prendiamo i primi quattro assiomi del sistema formale F che vedemmo all'inizio di questo corso, ehm, che è stato sviluppato per oggi predicati, e li diamo per buoni, che sarebbe il punto 1. E poi il quinto non lo diamo per buono, ma lo sostituiamo, lo sostituiamo con il 2, il 3, il 4 il 2 e il 3, il 2 e il 4, il 3 e il 4, insomma li vediamo tutti e poi cercheremo di prenderemo alcuni o alcuni sì alcuni no, ehm, che eh, sostanzialmente il 2 cosa dice? Dice che, data una formula alfa del calcolo dei predicati, eh, se noi una variabile x sostituiamo tau, un termine tau, allora esisterà un x eh, per cui alfa di x è vera, eh, per cui eh, vale alfa di x tutta questa formula, è un assioma tutta quanta l'implicazione è un assioma solo se alfa non ha operatori modali cioè non ha il box non ha il diamond dentro vediamo la 3 dice che se tau1 è equivale a tau2 se clark kent è, è superman allora se io vado a sostituire a x in alfa clark kent implica eh, 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 che eh, la sostituzione e per x di superman tutto questo qui è un, è un teorema a, a patto che alfa dentro non contenga operatori modali 4 eh, questo sarebbe il vecchio assioma a 5 ma eh, vale solamente se tau è una costante e non c'è l'obbligo che, eh, che alfa non contenga operatori modali 5 se alfa a è un assioma logico, uno di questi 12, cioè uno di questi 4, più questo quinto, sesto, settimo, uno di questi 16, quindi, anzi, 15. Se, alpha, se A è un assioma logico, allora box alfa è un assioma. Questo 5. Oh, questi assiomi possono valere, o possono non valere, li stiamo semplicemente buttando lì, come si fa spesso per insegnare a nuotare a una persona che si butta in acqua dove l'acqua è alta e poi vediamo se affog state affogando e eh, stiamo proprio vedendo la, la logica modale nella sua complessità più estrema assioma 6 assioma detto K box alfa and box alfa implica beta implica box beta questa viene detta eh, assioma della chiusura conseguenziale o K lo prendiamo? non lo prendiamo? vedremo quest'altro qui assioma di veridicità eh, box alfa implica alfa eh, detto assioma di veridicità normalmente è chiamato t assioma t oppure 8 box alfa implica diamond alfa eh, Molto famoso eh, 9 box alfa implica box box alfa assioma detto 4 Interpretato in senso epistemico significa: se io so una se la gente sa so una cosa, allora sa di saperla, quindi è consapevole di ciò che sa. Assioma 10: diamond alfa implica box diamond alfa. Se noi andiamo a sostituire a diamond not box not, questo stesso assioma è, la, è una riscrittura sintattica di questo qui: not box alfa implica box not box alfa. Si vede, in, si, si, si vede molto bene eh, che questi due sono due riscritture dello stesso assioma. Assioma 5: Interpretato in senso epistemico, questo significa che se io non so una cosa, allora so di non saperla. Viene detto assioma di introspezione negativa in senso epistemico. Questo inticca knowledge and beliefs. 11: Non li vedremo. Questi sono due assiomi molto problematici nella logica modale però li citiamo qui, se qualunque sia x box alfa, allora box qualunque sia x alfa. È molto, molto interessante questo, questo assioma. Eh, se, se vi interessano queste cose potete approfondire nei testi, per esempio, lo Hugues-Creswell e, e questi concetti. E la logica modale, insomma, ci sono molti libri eh, che spiegano bene le, eh, cioè che eh, si soffermano sul, su, sui significati di questi assiomi e sui sistemi informali che eh, accettano questi assiomi, sulle proprietà di questi sistemi formali, e da ultimo box. Qualunque sia x alfa, implica qualunque sia x box alfa. Allora, eh, che cosa abbiamo fatto? Io ho, ho buttato lì gli assiomi più importanti della logica modale, e vediamo adesso a cosa farne. Eh, senza ancora aver capito eh, qual è la semantica di tutto quello che stiamo dicendo, la semantica sarà oggetto della prossima unità didattica. Intanto eh, completiamo la, sulla sintassi della logica modale definendo le due regole inferenziali che si è data. Ovviamente l'omnipresente modus ponendo ponens, che è la regola di inferenza per eccellenza, come abbiamo penso capito in questo corso. Quindi indipendentemente dalla presenza o meno di operatori modali al suo interno, da alfa e da alfa implica beta, anche qui beta indipendentemente se si o no operatori modali, segue beta come conseguenza logica. Quindi il modus ponendo ponens è accettato come regola di inferenza anche nella logica modale. Inoltre. Questa, la seconda regola, regola, detta regola di necessitazione, è quella che cattura la, eh, la, il concetto di formula necessariamente vera. Di, associa la, la validità alla modalità. Se una formula è valida, allora è valido anche box alfa. Cioè, box alfa coincide con la validità. Se una formula è valida, allora box alfa anche è valido. Regola di detta di necessitazione. Non valgono questi eh, teoremi della logica del primo ordine, non valgono nella logica modale. E li, li guardate un attimo per conto vostro, io passo a vedere come sono stati definiti i sistemi assiomatici nella logica eh, modale, quelli più famosi. Partiamo dal più semplice, anzi ce ne sarebbe prenderebbe gli assiomi a1, a3 della logica proporzionale e poi ci aggiungerebbe il modus ponendo ponens ehm, con avendo però introdotto eh, nel, nelle formule, nella sintassi delle formule l'operatore box Vabbè, non ne parliamo per niente, parliamo direttamente da questo se prendiamo i primi quattro assiomi del sistema formale F e gli assiomi 2 e 3 di quelli dei due C che abbiamo appena visto in particolare il 3 che eh, ricorda che possiamo sostanzialmente eh, sostituire all'interno della formula due costanti, due termini che si riferiscono allo stesso oggetto del dominio solo nel caso in cui la formula alfa non ha operatori modali, solo in questo caso ci è, ci è consentito farlo, più il modus ponendo ponens, quello che otteniamo è un sistema formale che si chiama sistema S, eh, l'ho chiamato io, penso sistema S1, da cui ne deriva però. E abbiamo risolto uno dei problemi che, eh, da cui siamo partiti nell'unità didattica precedente, è la cosiddetta eh, trasparenza referenziale, cioè otteniamo l'opacità referenziale. Perché anche se Giocasta e Madre di Edipo sono due termini, qui una costante, qui un termine con una funzione, associati allo stesso oggetto del dominio, il fatto che noi li abbiamo usate all'interno di due formule, una nos ed ipo, sposati ed ipo, giocasta e un'altra nos ed ipo, sposati ed madre di ed ipo eh, che hanno un operatore modale entrambe beh, non ci fa valere l'uguaglianza perché eh, questo sarebbe stato consentito dalla Soma 3 solo nel caso in cui la formula alfa non avesse avuto quindi sposati edipo ipo Giocasta uguale sposati edipo ipo madre di tipo. Ma nos e dipo sposati dipo Giocasta non è uguale a nos edipo dipo sposati, edipo madre di Dipo ehm, nel sistema simatico S1. quindi Già con il sistema assiomatico più semplice, S1, che deriva dall'accettare gli assiomi 1, 2 3, che visto, dei 12 che abbiamo visto prima, più la regola di inferenza modus ponendo ponens, risolviamo il problema dell'opacità referenziale. Ma andiamo avanti. Se ai tre assiomi che abbiamo visto, 6 e se alla regola di inferenza modus ponendo ponens aggiungiamo la regola di inferenza di necessitazione, Abbiamo un sinaforo assiomatico nuovo che si chiama sistema S2, di nuovo credo che io l'ho chiamato S2 se non mi ricordo, um, da cui deriva mh, una proprietà sgradevole, eh, devo dire, dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, e cioè la genera conseguenza closure: cioè che se beta deriva da tutto un insieme di formule, e eh, io do per associato che tutte queste formule eh, sono formule ehm, valide e quindi posso anche dire box alfa 1 e box alfa 2 eccetera box alfa allora ne segue box beta detto così uno non capisce bene dove è il problema ma se per esempio andiamo a interpretare il box in senso epistemico e quindi come so ne seguirebbe che, se, che un agente eh, artificiale detective e cioè che deve risolvere casi polizieschi. Se questo agente conosce tutti gli elementi, gli elementi del caso allora sa anche qual è la soluzione. Ma in realtà, come sappiamo, ehm, nei sistemi formali eh, questo in linea di principio dovrebbe essere vero, ma di fatto non è accettabile perché eh, richiederebbe. Cioè, non è eh, un'adeguata formalizzazione della realtà, perché gli agenti artificiali eh, potenzialmente sono in grado di conoscere tutte le conseguenze logiche dei propri assiomi, ma di fatto questo richiederebbe una com com capacità computazionale infinita, e, e quindi non è eh, pragmaticamente vero. Dunque, è interessante il teorema di eh, cioè, eh, questa proprietà del sistema formale S2. Ma non, non, è, in, non è piacevole perché ci va a, a, a formalizzare una situazione che poi non è accettabile nella, nella pratica, perlomeno dal punto di vista epistemico, sicuramente no. Il, sistema formale, il primo sistema formale della logica del primo ordine, ben famoso è il sistema assiomatico T che deriva da S2, avendoci aggiunto però gli assiomi. 7 e 8, e, e, mm, ed è sostanzialmente la base il sistema formale base del, della logica del, del modale è questo qui: il sistema formale T, a cui però se poi andiamo anche ad aggiungere il sioma 9, la sioma cosiddetto. Eh, Uh, e quello che dice che da box A deriva box box A abbiamo una interessante proprietà che eh, ci semplifica il sistema formale perché eh, nel sistema formale T avevamo mh, la possibilità di avere infiniti eh, in, in, una, una, un nesto di eh, infiniti Ehm, operatori modali dello stesso tipo, o tutti i box o tutti i diamond eh, e ogni, ad, ogni, ad ogni livello di, innesta, di innestamento avremmo avuto comunque una formula diversa beh, di fatto eh, il sistema formale con, con l'assioma A9 il sistema formale si semplifica perché eh, abbiamo che eh, una qualunque eh, livello di innestamento di operatori modali dello stesso tipo, di fatto avviene una specie di collasso per cui eh, il significato logico di una eh, comunque profonda sequenza di innestamento di operatori modali dello stesso tipo coincide dal punto di vista logico con il primo livello della modalità stessa, come ho cercato di rappresentare qui. E quindi abbiamo quindi sostanzialmente una grande semplificazione della, della natura delle formule e del delle formule logicamente... Eh, 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 sperimenti un qualche cosa di eh, logicamente diverso. Quindi abbiamo una riduzione della complessità che viene ulteriormente ridotta se aggiungiamo il decimo assioma, l'assioma cosiddetto 5, quello che ho detto prima essere assioma di introspezione negativa, quello il 9 è quello di introspezione positiva perché eh, si dimostra che la somma S5, il collasso sull'ultima modalità avviene anche avendo una qualunque sequenza di alternanza di operatori modali e quindi abbiamo che sostanzialmente fare della mh, prova di teoremi in, in S5 dal punto di vista pragmatico, anche se la complessità comunque eh, rimane eh, una complessità come al solito. Esponenziale se ci appoggiamo sulla logica modale che non abbiamo visto, rimaniamo comunque nel semidecidibile se ci appoggiamo sulla logica dei predicati, però pragmaticamente ehm, abbiamo che il, il fare delle prove eh, di teoremi nel sistema formale S5, che è quello che è presentato in questa slide, risulta. Eh, eh, più semplice rispetto eh, pr pr pratica praticamente, più semplice che fare eh, teorie improvviste nel sistema formale T. Che cosa è servito tutto questo che abbiamo visto, tutti questi sistemi formali? Ben a poco perché eh, non abbiamo ancora sicuramente capito quello che può essere un reale utilizzo, in particolare, non abbiamo capito questi sono i sistemi formali. Li possiamo pensare a essere analoghi ai sistemi formali K ed F che abbiamo visto all'inizio del corso quando abbiamo parlato di sistemi formali per la logica del primo ordine. Ma il punto è che non abbiamo definito una semantica ancora per questi operatori modali, una semantica chiara. E di fatto non l'abbiamo definita perché nel corso di qualche centinaio di anni non era definita. Una semantica computazionale accettabile è stata definita solo recentemente, eh, negli anni 60, e per cui la presentiamo adesso eh, con calma nella prossima unità didattica e nella prossima didattica oltre a presentare questa semantica vedremo alcune possibili, intravederemo alcune possibili applicazioni della logica eh, modale e eh, spero che comunque la semantica eh, che vedremo eh, darà il senso di come effettivamente eh, sarà possibile fare Turing Proving, magari utilizzando il metodo dei Tableau, un metodo semantico, perché non entreremo in profondità, ma eh, avremo l'idea di come si, può far, si potrà effettivamente fare Turing Proving eh, con i sistemi informali che abbiamo appena visto della logica modale.